Direttore, un bilancio di questi primi mesi da responsabile del settore giovanile del Lecce? Ma sono stati 4 mesi intensi, carichi di lavoro, abbiamo avuto anche pochissimo tempo per pensare a tante situazioni. Diciamo che ad oggi il primo campionato che si è fermato è quello della primavera, quindi il bilancio per quanto riguarda la primavera è fin troppo positivo. Naturalmente non dobbiamo assolutamente accontentarci di questa situazione, lavorare su questa, con questa intensità, un'intensità che abbiamo trasmesso anche agli altre, sugli altre categorie, sulla 17, sulla 16, sulla 15, in particolar modo che sono le categorie più impegnative. Ora dobbiamo trasmettere questa cosa anche un po' alle fasce basse, che sono i giovanissimi regionali, provinciali, esordienti e pulcini. Come primo bilancio, nonostante nelle altre categorie i risultati o la classifica, i risultati non ci hanno dato tante soddisfazioni, però il punto ad oggi è abbastanza soddisfacente. Quanto è stato difficile ripartire da zero? Ma più, a parte il, diciamo, la difficoltà che abbiamo dovuto, che abbiamo riscontrato dal punto di vista tecnico, dove naturalmente abbiamo trovato pochissimi pezzi interessanti, veramente pochi, ma dovuto al fatto che Lecce non ha potuto investire più di tanto negli anni scorsi, visto e considerato che aveva un obbligo che era quello di salire la categoria, quindi non abbiamo trovato tantissimi ragazzi. Ora quest'anno abbiamo portato un po' di ragazzi da fuori e abbiamo fatto anche tantissimi tesserati, specialmente sui ragazzi di fascia bassa. È stato molto difficile perché, più che altro perché mi sto rendendo conto che avevamo trovato una situazione abbastanza, abbastanza fragile, più che altro dal punto di vista proprio dello spirito di appartenenza, no? Ho trovato molta fragilità, per fragilità intendo dire che molte persone ormai preferivano allontanarsi, no? E casomai raggiungere mete al di fuori di Lecce, quindi addirittura su squadre che fanno campionati di Serie B pur di rimanere a Lecce in Lega Pro, e questo era un segnale negativo, è un trend che noi dobbiamo assolutamente cambiare, ci stiamo lavorando tantissimo sullo spirito di appartenenza. Stiamo lavorando tanto anche sulla cultura del lavoro, questi sono gli obiettivi principali. Tornando al discorso di prima, siamo molto soddisfatti perché stiamo trasmettendo questa mentalità. La cosa più importante, penso, che lei ha fatto è stata quella di iniziare a intensificare i rapporti anche con le squadre, con le scuole calcio del territorio. È una cosa, un segno importante questo. Questo è fondamentale, abbiamo riscoperto un territorio abbastanza rigido, no? Nei confronti del Lecce, perché probabilmente c'era poca condivisione, c'era poca conoscenza, c'era poca complicità, e quindi ad oggi, grazie anche alla rete che la società mi ha messo a disposizione di collaboratori, ci siamo naturalmente aperti e abbiamo dovuto farlo obbligatoriamente, e siamo dovuti aprire alla conoscenza col territorio, alla condivisione con tantissime scuole calcio, e in più devo ammettere che la società ci ha messo veramente tanto, perché mi ha dato anche la possibilità di mettere in atto un progetto che è quello delle affiliazioni con delle scuole calcio. Tutto ciò è stato fatto nell'arco di 2 mesi, quindi il rimettere a posto un po' il settore giovanile, scegliere tutti gli allenatori nuovi, la maggior parte nuovi, mettere su questo progetto di cui parlavo prima, delle affiliazioni, tutto questo in 2 mesi. Siamo stati abbastanza caparbi e bravi a mettere su 30 scuole calcio affiliate. È un progetto che vogliamo far crescere tantissimo, perché per noi poi quello sarà il pane quotidiano, no? Quindi avere tantissime scuole calcio che possono lavorare per noi e che possono darci una mano nella crescita di altri ragazzi. Quindi, oltre al settore giovanile del Lecce, che oggi comprende 8 squadre, possiamo far fronte anche sull'aiuto di tantissime altre scuole calcio sparse per il territorio, specialmente nel Salento. Lecce viene da una scuola molto importante, no? Settore giovanile, prima squadra. A lungo termine c'è il progetto di poter pian piano inserire, eventualmente se ce ne sarà l'opportunità, perché poi bisogna vedere se i giocatori valgono la pena di inserire in prima squadra, di creare questa connessione primavera-prima squadra? Sì, naturalmente questo avviene non pensando solo alla primavera, questo avviene già dall'anno zero, che è quello di quest'anno, ma è un lavoro che stiamo già facendo sui pulcini. Naturalmente, se pensiamo ai pulcini,
il raggio d'azione è tra i 5 e i 7 anni. Se pensiamo alle scuole nazionali, e quindi l'under 15, che è la prima scuola nazionale, è un raggio, si riduce il raggio, e quindi stiamo parlando a 4 anni/5 anni, quindi un progetto a medio lungo termine, è che nell'arco di tra i 3 e i 5 anni, non dico che siamo obbligati, ma dobbiamo mettercela tutta per portare dei ragazzi in prima squadra. Quanto è importante anche l'esperienza in panchina in primavera di Sebastiano Siviglia? Sebastiano sta facendo un grandissimo lavoro, ma non solo dal punto di vista tecnico, perché quello sicuramente bisogna darne atto. Io penso che si sia creata un'ottima complicità tra lui e anche il suo staff. Non ci dimentichiamo che all'interno dello staff c'è anche la presenza del professore David, che aveva già lavorato in prima squadra. Faccio anche grandi complimenti a Francesco Zaccardi e a Zindari, che fa il suo secondo. Io penso che siamo stati molto bravi a trasmettergli una grande cultura del lavoro alla primavera, e naturalmente questo è un lavoro che stiamo facendo anche in discesa, no? Facendolo poi sulla 17, la 16 e la 15, che probabilmente ad oggi, se guardiamo la classifica, non hanno ottenuto gli stessi risultati, però sono sulla buona strada, perché hanno capito che per poter fare qualcosa di importante devono applicarsi quotidianamente, lavorare e avere una grande predisposizione al sacrificio. Gennaro Del Vecchio, quando era calciatore del Lecce, da 1 a 10 dava 12, adesso da responsabile del settore giovanile del Lecce, da 1 a 10 quanto sta dando? Ma guarda, non so quanto sto dando, una cosa è certa, lo sforzo è stato veramente immenso, è stato immenso perché, ripeto, oltre al discorso diciamo tecnico, dove sicuramente il settore giovanile del Lecce negli anni scorsi non poteva svilupparsi più tanto e quindi abbiamo trovato delle difficoltà, penso che bisogna mettere a posto anche un po' la parte proprio culturale, no? Che è quella della cultura al lavoro, come dicevo prima, dello spirito al sacrificio, e bisogna far tornare una grandissima voglia un po' a tutto il territorio, per far sì che i ragazzi bravi di questo territorio possano tornare a far parte del Lecce Calcio. Naturalmente il lavoro è immenso, io spero di poter dare tutto quello che ho a disposizione, anche qualcosa oltre, perché questo club, questa società e questa terra ne ha bisogno.